L'hypothèse. Si tu veux réussir, tu dois étudier. Si on allait à Paris, je monterais sur la Tour Eiffel. Si elle avait acheté du sucre, elle aurait pu faire un bon gâteau. Ecco tre frasi che presentano delle ipotesi, espresse da una proposizione principale e da una subordinata introdotta da sì. Vediamo quali sono le varie combinazioni di modi e tempi verbali. Prima possibilità. L'ipotesi è realizzabile nel presente o nel futuro. In questo caso, la subordinata ipotetica è espressa con sì più presente indicativo. Il verbo della principale può essere al presente indicativo, al futuro o all'imperativo. Si elle peut, elle fait de la danse tous les jours. S'il pleut demain, nous n'irons pas à la mer. Si vous ne comprenez pas cet argument, contactez-moi. Seconda possibilità, l'ipotesi non è realizzabile nel presente. In questo caso, la subordinata ipotetica è espressa con sì più imperfetto indicativo. Il verbo della principale è al condizionale presente. Si on avait beaucoup d'argent, on ferait un long voyage. Terza possibilità. L'ipotesi non si è realizzata nel passato. In questo caso, la subordinata ipotetica è espressa con sì più trapassato prossimo indicativo. Il verbo della principale è al condizionale passato. Si tu avais déjà mangé, on aurait pu sortir. Ricorda, contrariamente all'italiano, sì non è mai seguito da un verbo al futuro, al condizionale o al congiuntivo. Sì più il o il al plurale diventa s'il o s'il al plurale. Si elle rimane si elle. Je serai très heureux s'il vient à ma fête. Mais je serai encore plus heureux si elle vient à ma fête.